Saranno 8.000 gli imprenditori veneti che partiranno per la capitale il 18 febbraio prossimo. La spina dorsale dell'economia del paese, la piccola e media impresa, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia e oggi i presidenti regionali delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti hanno suonato la carica. Per la prima volta, questo è un fatto storico, la rappresentanza di 4 milioni di imprese, tante sono nel nostro paese, i commercianti e gli artigiani, faranno una manifestazione di piazza, quindi scenderanno in piazza e questo significa e dimostra quanto è grave la crisi. Sostenuti dalla Regione Veneto e ospitati nella splendida sala rivestita di cuoio di Palazzo Ferrofini, esempio del più fine artigianato veneziano, hanno spiegato che una tale rabbia li ha animati soltanto in occasione della minimum tax nel 92 e con gli studi di settore. In Italia ce ne sono molti ancora da fare, per pensioni d'oro, stipendi d'oro, cioè, ma settori in cui c'è ancora dispersione di quello che sono le risorse, io credo che dobbiamo stringerci un po' tutti per cercare di mettere a disposizione per l'economia delle risorse importanti. 270.000 imprese, 800.000 addetti, 30 miliardi di euro di reddito prodotto, rappresentano un quarto dell'export regionale e chiedono meno burocrazia. Quanto pesa la burocrazia sulla vita delle aziende? Un mese all'anno di lavoro con circa 270-280 costi per persona. Chiedono inoltre un trattamento più equo. Le aziende piccole devono assolvere gli stessi obblighi amministrativi delle grandi società con più personale. C'è poi la sete di accesso al credito. Da alcuni anni le piccole e medie imprese sono state sempre più allontanate dagli istituti bancari. Molte sono in una situazione di grande imbarazzo con il credito che spesse volte non permette di vedere un minimo di luce nei prossimi periodi, per cui è un momento che il fatto che noi il 18 andiamo in piazza, cosa che non è mai avvenuta in maniera massiccia e insieme tutte le 5 categorie del commercio dell'artigianato, è un'occasione che dimostra la gravità e soprattutto la possibilità di non ritorno per moltissimi di noi. Le aziende sono in ginocchio anche a causa della concorrenza sleale subita da artigiani e commercianti di altri paesi europei dove il cuneo fiscale è più sopportabile. Il momento è storico e cruciale per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. L'assenza di ricambio generazionale legato alla mancata assunzione dei giovani sta facendo scomparire maestranze specializzate.